Sfratto. Catafratto. Ti hai dormito, vita? 3 ore. Non ho da dichiarare niente. No, no, ma prima sacco di cose da dirmi. Luca è impegnato a cercare internet. L'hai trovata internet? Mi hai rotto un messaggio per configurarlo. Stiamo facendo un giro. E che cos'è che ci impelle in questo momento? Che cos'è questa cosa? Ma io chiedo mangiare. Google. No, ci impelle a mangiare. Oh, comunque la piazza di sì, se pa mal. Siamo riusciti a capire che siamo sulla linea giusta e stiamo andando verso l'Atomium. E... 49. Cosa? 49. Che cosa è 49? Ah, 49 la linea. 49. Poi in realtà non era la 49. Però abbiamo capito che abbiamo trovato la strada giusta. Abbiamo rischiato di non arrivare qua. Perché? Abbiamo sbagliato la metropolitana tipo 3 volte. Abbiamo sbagliato diverse volte, ma alla fine... Shbim! È molto più grande di quello che mi immaginavo. Figo, figo. Cosa dice Piti? Fai un commento a caldo. Figo, figo. Figo, figo. Figo, figo. La gente che guarda, che ci spia dalla finestra. E adesso verso la birra! Birra! Piti, sei contenta di andare a bere la birra? No. Ok, fantastico! Eccoci arrivati al birrificio della Seine. Qua è dove fanno le birre, dove nascono le birre. E qua è dove vengono uccise le birre. Esattamente qua. Lì nascono e qui muoiono. Buongiorno. Non riesco a capire se siamo nel posto giusto. Buongiorno. Ma stiamo provando ad andare a Bruges. Allora adesso no. Datemi una mano anche voi. Andiamo in biglietteria. Biglietteria. Sono dei voli questi. Quindi allora, questo però non è un aeroporto, ragazzi. Adesso... Vediamo se ce la faremo. Ecco, adesso la gente vedi distaccata. E di là da noi sarebbe in mezzo a tutto ciclabile. E con questo commento vi do il benvenuto a Bruges. Siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. E continuo a stupirmi per la nostra bravura nel riuscire a prendere le cose. Piti? Sì, siamo super bravi. Soprattutto siamo io. Super, io sono bravissimo. Super bravi. Ieri sera Piti in particolar modo era bravo. Flashback. Adesso va a riposare. End of flashback. Sì, Luca è internet. Ecco, questa parte magari la bippiamo. Niente, devo dire che si respira veramente in un'atmosfera particolare. Voglio salire là sopra. Non so se si può, ma ci proverò. Proverò a salire là sopra. Siamo entrati in un parcheggio per bici. Ce ne sono talmente tante che hanno iniziato a fare dei parcheggi sotterranei per le biciclette. Bellissimo. Stamattina avevo intenzione di fare la foto in toto al municipio di Bruxelles, questo edificio qua dietro, e sento che normalmente è pieno di turisti, pieno di gente. Allora mi sono alzato un po' prima per riuscire a farla senza nessuno. Penso che il risultato non sia venuto male. E comunque girare per una città come Bruxelles al mattino presto è bellissimo. Si vede un po' che cos'è stata la vita notturna. Ci sono avanzi di cose, però c'è tutta gente che pulisce,
che cerca di mettere in ordine quello che è stato messo in disordine la sera prima. Per esempio, questi servizi di nettezza urbana che continuano a prendere cose. Poco fa c'erano tutti i sacchi della spazzatura in mezzo alla strada, loro passano a raccogliere. Lo trovo affascinante, è un po' una città che si sveglia. Molto bello. Ma hai perso il corpo? No, perché? È tutto qua nel centro. Sì, capito, però sei su giù. È un baricentro perfetto. Sì, sì, io ho preso qua. Ma abbiamo visto che c'era sto notiziario, abbiamo deciso di parlare direttamente con le persone che guardano. Io mi sento buongiorno. Molto bello. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, signora. Buongiorno. Buongiorno. Lei no, lei no? Scusi, buongiorno, buongiorno. Scusi. Devo dire che Bruxelles ti dà questi giochi interessanti. Sì, io volevo fare un appunto. Ma... No, forse, grazie. Senti, forse era questo che le stavo dicendo. Abbiamo appena terminato di fare il museo dell'illusione e... È stato bellissimo! È stato veramente figo! È stato fighissimo! Solo che non fare i video non aveva molto senso. Dovremmo giocarci 49, 6 e 666 anche perché i posti quelli del